fare l'esperimento, volevo raccontarvi una cosa che mi diceva sempre la mia nonna quando ero piccola, perché quando arrivava il temporale avevo sempre paura anch'io dei tuoni e dei lampi. Lei infatti mi raccontava che gli angioletti volavano sul cielo, si divertivano a giocare tra le nuvole e giocavano anche a nascondino. Però dei giorni erano un po' stanchi di fare sempre le stesse cose e quindi decidevano di giocare a bowling. Infatti il rumore che noi sentiamo era la palla che rotolava sulla pista e lo strike che lo facevano era il tuono che sentiamo. Quando uno di loro, poverino, perdeva, piangeva talmente tanto che l'acqua cadeva sulla terra. E da allora io non ho più avuto paura del temporale. E voi avete paura? Quando avete paura, pensate a degli angioletti che stanno giocando a bowling. E per questo sentite i tuoni e i lampi. Ecco, ora iniziamo a fare l'esperimento. Pronti? Via! Come prima cosa disegnate un alberello e un fulmine. Coloratelo. Prendete dello scotch trasparente e attaccatelo sopra, così si plastifica. Poi prendete un bicchiere trasparente o una bacinella, quello che volete, mettete dentro dei sassolini. Mettiamoci l'alberello che abbiamo costruito prima. Prendiamo dell'acqua e aggiungiamo o colore a tempera oppure colore alimentare, basta che sia blu. Mettiamo nel bicchiere dell'acqua fino a ricoprire tutto il nostro alberello. Poi prendete la schiuma da barba del papà o quella della mamma per capelli. Mettiamo l'acqua che ormai è diventata blu, la mettiamo dentro un contenitore. Mettiamo il nostro fulmine e la schiuma da barba. E poi cominciamo a colorare tutte le nostre nuvolette di blu. Quando le nuvolette saranno tutte colorate, l'acqua piano piano comincerà a scendere. Ed ecco così creata la nostra pioggia. Ciao, divertitevi a farlo!